Questa dovrebbe essere l'ultima missione qui a Meridiana, secondaria, una side quest. Ed è qua. Ma che stanno a fare questi? Posso? Vedi. Scusate, ma c'è una cosa di nostro Non lascerò interesse. mai Meridiana. La sola vista rende la vita degna di essere Questo vissuta. libro di sacri glifi è inciso in lamine sottili di metallo dorato. Ok. Sono contento Preso che le guerre di Girano siano finite. La pace di Avad è la benvenuta. Sì. Questo che sta facendo? Salve, saluta operaio Oseram. Non andartene in giro così a parlare agli sconosciuti, Ah, donna. no, per carità, guardi. Lasci fare. S'arrabbi, eh? Oh, chi è questo? Il Re Sole? Sei una Nora? Io sono Nammano l'Afflitto. Mi dispiace doverti incontrare così. Così come? Nel dolore. Ma... Serbi il tuo come un amuleto. Ma hai perso qualcuno nel cerchio del sole? Vuoi un risarcimento? No. So cosa sono i giorni rossi, ma i Kharja non mi devono nulla. Capisco. Beh, mi farebbe comodo l'aiuto di una straniera tenace. Allora sarei io in debito con te, sì. Questa gente vuole onorare i suoi cari, le sue perdite, con le sue voci. Non mi mando rituali Kharja con una pietra Kharja. Ma ci sono degli ostacoli. E mentre Meridiana trattiene il fiato a ogni problema, questi abiti mi legano le mani. Ostacoli? Che genere di ostacoli? Il primo pellegrino è un Oseram. Vuole visitare il santuario dei re sulla strada per la città. E ora attende qui, bloccato da un vecchio sacerdote che non compatisce i pagani. Questa Utaru ha perso la sua compagna al confine della Gemma, in uno stagno di Celermorsi. È stato eretto un santuario per allontanare le macchine, ma la sua efficacia lascia a desiderare. E il Banuk vuole dipingere un segno sulla rupe del sole, per evocare gli spiriti delle macchine, pare. Non serve evocarle. Là si posano gli smerigli, attirati dal bagliore dell'Aguglia. Ok, devo eliminare le macchine da due santuari e cacciare un sacerdote da un altro. Io chiedo solo la tua carità e che ascolti le storie. Ma che vuol dire ascolti le storie? Boh. Naaman, rituali e preghiere non riportano indietro chi hai perduto. No, ma servono ad alleviare il dolore di chi è rimasto. Può donargli forza, speranza, come una nuova alba. E perché chiedere aiuto a una straniera? Il tuo sacerdozio ti permette di chiedere aiuto agli stranieri? Se il sole bruciasse la nostra superbia, fino ad allora non sarò un vero sacerdote. La tunica rossa era la mia aspirazione e l'ho seguita. Ma i cappucci ci rendono ciechi. Sussurriamo la riconciliazione, ma i sacerdoti del vecchio re osannavano lui e i massacri. I massacri? Intendi i giorni rossi? Sì, e i sacrifici che ne seguirono. Perché i sacerdoti approvavano gli spargimenti di sangue? A volte noi Kharja ci preoccupiamo più della tradizione che di ciò che è giusto. Ah. Forse i Kharja in ora non sono così diversi. I Nuovi sacerdoti del sole? sacerdoti del sole ti hanno deluso, ma lo sei diventato comunque. Ho passato la mia vita ad ammirare il tempio. La voce di mio fratello risuona fra gli archi. Ci ha provato, ma nemmeno lui è riuscito a farmi resistere. Oh, sì. Mi disse: quando eravamo amati, i nostri abiti erano tinti nel cinabro. Ora sono tinti nel sangue. Che intendi? Le nostre tuniche sono un lascito. Molti sacerdoti fuggirono piuttosto che restare alla luce di un nuovo sole. Così abbiamo indossato i loro peccati. Ma almeno per me, il peso è troppo. E tuo fratello? Dov'è tuo fratello adesso? Mi attende alla fine della scia del sole, spero. Lui si oppose apertamente ai sacrifici. Per un sacerdote, dubitare del volere del Re Sole comportava il massimo della pena. Anche tu hai perso un tuo caro. Mi dispiace. No, non perso. Quando ho preso questi abiti, ho trovato il suo ricordo. Vabbè, allora arrivederci. Farò il possibile per aiutare chi è in lutto. Onorare i loro ricordi e onorare noi stessi.
Il re Sole Avad ha liberato. Allora, onore ai caduti. Allora, onore ai caduti, vediamo un po'. Onore ai caduti. Ah, beh, siamo tutti qua in zona. Però dobbiamo comunque uscire, quindi direi di fare, di andare prima di qua. O prima di qua. Mi sa che sono segnati. 1, 2, 3. Allora. Sono così rumorosi. Della. Puoi sentire un Oseram a un chilometro di distanza. Vamo su in leggiadria noi. Attenzione, cassa. Possiamo prendere solo i frammenti, ma va bene lo stesso. Allora, dobbiamo uscire dalla City, quindi andiamo in piazza. Mi dispiacerebbero un boccone e un bicchiere. Neanche a me, carissimo. De birretta, fresca, attenti, bravissimi, sempre su attenti. Quando passa Aloy. Meridia. Bravissimi ancora. Dun. Grandi, tutti sono attenti quando passa Aloy. Tutti abbiamo passato nell'ordine delle cose. Ok, e allora scivolata e ci vediamo al primo punto. La. Ok, ci siamo quasi. Attenzione, avviciniamoci un po' bene. Bravissimo. Deve essere il santuario dei re di cui mi ha parlato Namman. Parla con il pellegrino Oseram. Eccolo. Salve, pellegrino. Non entrerai mai. Bene. Non con quella vecchia prugna rinsecchita a fare da guardia. So essere persuasiva. Ma cosa ci fa un Oseram in un santuario Kharja, comunque? Mi ricorda qualcuno scomparso da 2 anni. Cosa ne sa una ragazza del lutto? Molto. Avevo un amante. Lavorava ai monumenti del re bastardo. Ma poi l'hanno spedito nel cerchio del sole, quei maledetti. I Kharja mi hanno restituito le sue ossa rotte, ma a che mi servono? Non costruiranno più. Non mi faranno sorridere. E vedere la statua del re sole folle, sì? Devo rivedere la sua opera. I segni incisi dalle sue mani, i diversi metalli che ha abbattuto, la sua anima in questo. Ma quel sacerdote raggrinzito non mi lascia avvicinare. Vedrò cosa posso fare. Allora, di là, eh. Ok, vediamo un po'. Ah no, sempre di qua, mi scusi. Sempre noi, salve, eh. Ah, eccolo, raggrinzito, insomma. Ma voi state tutti qua, cercate di passare, fatemi capire. Possiamo parlare? Vattene, ragazza. Jahamin l'incrollabile desidera restare solo adesso. Se desideri restare da solo, vai altrove. C'è gente che deve pregare. Profanare, intendi. L'ennesima degradazione di ciò che era puro. Invero, la nostra tribù ha perso la luce. Il re è falso, il tempio è corrotto e i soldati sono deboli. Il sole si defila dal cielo per la vergogna. Allora, ciò che era puro, il vostro re sole è falso, il tuo tempio è corrotto, vabbè, cominciamo qua. Allora i Kharja sono diventati impuri e questo cosa significa? Meridiana non appartiene a chi l'ha costruita, a chi l'ha resa grande. Era pura prima che quegli abusivi degli stranieri la conquistassero. Meridiana era pura quando gli stranieri erano in gabbia o quando morivano nelle vostre arene? Il sole è puro, ragazza. Non spetta a noi discutere il suo volere divino, ma solo eseguirlo. Il vostro del sole è falso? Credevo che Avad fosse sul trono per volere del sole. Quel ragazzo ha disonorato suo padre. E anche tutti noi. Uccidere un re sole. Che ombra e che crepuscolo ha gettato su di noi. E quante altre persone avrebbe ucciso il re sole folle se Avad non l'avesse fermato? Il sole esigeva il sangue. Non ci restava che obbedire. Il tuo tempio è corrotto? Hai definito il tempio corrotto. Non sei un suo sacerdote.
Si definiscono sacerdoti del sole, ma non hanno alcuna autorità. Sono poppanti e adulatori. E quelli che hanno messo la propria vita al servizio del sole sono disonorati e ignorati. Perché fai questo allora? Un capriccio? Cerchi attenzione? Non sai niente dei nostri riti. Eppure tu osi addirittura insultarmi. I vostri soldati sono deboli? Pensi che l'esercito sia debole perché non siate in guerra con qualcuno? Un trono Kharja che si serve di sudici mercenari. È ridicolo. La cosiddetta liberazione non è stata altro che una purga. I nostri guerrieri benedetti, cacciati dalla città, esiliati a tramonto e nell'ovest proibito. La tribù è a pezzi. Coloro che camminavano nella luce, ora vagano nell'ombra. Però tranne te sono tutti felici che se ne siano andati. In effetti, basta così direi, no? Basta discutere con te. Resta o vattene, ma non terrai gli altri alla larga. Io sono qui per volere del sole. Sei un codardo, non hai alcuna autorità qui, il cambiamento è già avvenuto. Tu non credi nel trono, nel sacerdozio e nell'esercito della città. Penso che tu non abbia alcuna autorità qui. Io ho l'autorità del sole. Sì. Chiama aiuto allora. Nessuno ti ascolterà. La resa dei conti arriverà. E tu ti nasconderai. Ti trovo bene. Bene. Dai, eh. Quindi? Basta? No, dobbiamo andare ancora su. Perfetto, mamma mia. La vita nella conquista che non era facile. E nemmeno vivere qui lo è. Ok. Possiamo riparlare con... questa storia del Brajeld. Sole è stupido. Sta fa? Ha dato loro il meglio che potesse fare. E guarda adesso. L'hanno sfregiata per quello che rappresentava. Quello per cui schiavi come lui hanno vissuto e sono morti. Li hanno già dimenticati tutti. Bastardi ottusi tutti quanti. Se il sole tramontasse su questo ponte si tufferebbero per seguirlo. Ah. Grazie. Hai onorato il mio desiderio. Spero che troverai la pace. Ah, non saprei che farmene della pace. Proprio come i nostri Kharja. Qui ci sono un sacco di lavori. Va bene, allora questa è conclusa, giusto? Allora, uno e due. Che piacere vederti. Quindi torniamo a bomba. Ecco, dei posti stupendi, mamma mia. Che ne pensi a noi? No, questo è il terrazzino. Allora... uno di là, uno di qua, andiamo di qua. 351 541 direi di andare qua. Pensa agli affari tuoi, straniera. Ma tu pensa ai tuoi, guardia del piffero. Cioè, posso dire? Mi scusi, sa? Bravo, attento così, mi raccomando, sempre sullo attenti. La... ok. Non è lontanissimo, ma non è neanche vicinissimo. Questa praticamente è la strada che abbiamo fatto per entrare a Meridiana. Siamo arrivati da qua. Ammazza. Grandissimi, mi raccomando, eh. Qualcuno vuole venire con me? Ah, vedi, c'era pure il falò. Vediamo un po' se c'è un falò vicino che possiamo fare la sconcia. No. C'era, ma non l'ho azionato, quindi tocca passare tutto a fette. Vabbè, non è lontanissimo. Andiamo sulla leggiadria. Qui c'è anche un torello. Attenzione, ci sono i torelli qui. Allora, direi di andare a... proprio verso i torelli. Attenzione. Ne vogliamo domare uno? Ci facciamo dare un passeggino? Questo per esempio, che sta più distante dagli altri. Tu vieni con me. Grandissima, sempre le ciappette. Sempre le ciappette, Aloy, non cambia mai. Damo siete su. Allora, mo dobbiamo andare di qua. Dai, levatevi che noi inforniamo tutti. Attenzione. Il torello è più figo da marcare.
anche perché dove passa distrugge. Allora, 200 passi ancora, ce la possiamo fare. Brutto posto questo, brutto posto. Ci siamo quasi, sta buona, vedete, sta buona lì, non ti conviene, guarda, perché questo t'asfalta il toro, lo dico. T'asfalta nel vero senso della parola. Ok. Ci siamo, no, perché rallenti? Deve essere la ruta del sole, dove il Vanuk vuole dipingere il suo marchio. Aspetta un po', vada, vada, come mai? Allora, dobbiamo andare in su. Torello bello. Ci passi? Si vede già più una ceppa, sempre di notte noi missioni, è incredibile. Ci passi? Su, con un po' più di leggiadria. Yeah. Mamma mia che posto. Incredibile. Ancora su. Ma che ci stanno gli uccellacci? Dai però. Via, vai. Attenzione, fermo, 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 fermo. Fammi scendere, fammi scendere, fammi scendere. Vado. Deve essere uno smerito. Un uccello spaziale. Che puzzola. Torello, ah, bravo, fai qualcosa. Damose, damose. Non si può dimodare, non si può dimodare. No, ma dai, ma dai. Porca puzzola. No, aspetti, bada, 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 bada. Sto a morire, sto a morire. Attenzione, attenzione, sto morendo. No, Aloy, porca puzzola. Vai giù, vai giù. Dai, via fuoco, dai, via fuoco, dai, via fuoco, dai, porca puzzola. Niente, sono più caduta. Attenzione, attenzione, attenzione. Cerchiamo di non morire, cerchiamo di non morire. Incassiamoci, incassiamoci da qualche parte. Via, 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 via. Attenzione. No. Porca puzzola! Ma vaffanova! Quasi morto, aspetta, se sento questo adesso. Dai, eh! Levami i pezzi così, no? Te prego, vai, te prego! Dai, è così! Mamma mia, stiamo a morire, attenzione, attenzione! Attenzione! Via! Via. Sbrigate, sbrigate, non so sbrigate. Ma qui è pieno, oh, aspetta un attimo, vada, sì, buonanotte. Non c'è rifugio, non c'è riparo. Aspetta. Guarda se mori, eh. Mi morì, devi. Oh, un'altra è morta. Ne manca una, ne manca una. Pianino Aloy, dov'è? È sparita. È sparita. Torniamo su? Dove cazzo ero l'è andata? E dai, no, mori! E mori, mori!
Vaffallovo, mamma, vaffallovo, mannaggia la miseria, ma dico io. Ah, bene, che è fatta. Pensavo di no. Grande, grande, mi scusi, ma guarda, c'è manca che cado. Olè, allora, c'è qualcuno con cui dobbiamo parlare? Sì. Eccoci, carissimo, ce l'abbiamo fatta, è stata tosta, molto tosta. Sai cacciare meglio di me. Dipingerò il marchio alla presenza degli spiriti degli smerigli. Immagino ce ne saranno altri. Sì, ci saranno sempre altre macchine. Gli spiriti trovano corpi nuovi. La nostra vita dura quanto i ricordi. Ecco perché devo lasciare questa storia. È un monumento agli sciamani caduti, alla saggezza che i Karja ci hanno strappato. L'olio delle macchine preserverà le pitture, conserverà i ricordi, al contrario di ciò che ci hanno tolto. Hai la mia gratitudine. Ok, adesso il santuario del lago. Mamma mia, questo è stato tosto. Figuriamoci quello del lago. Mi scusi, Andiamo un po' di corsa. In tutto questo il torello è morto? Che fine ha fatto? Non saprei. Allora vediamo un po'. Ma non sta distantissimo. Ci possiamo arrivare in leggiadria. Là. Ok. E là. Mi sto graffiando. Sì, lo so. Allora, prendiamoci un po' di fiorellini. Ok. Mannaggia la miseria, abbiamo perso il mezzo di locomozione, porca puzzola, magari è pure morto. Ok, siamo al terzo. È qui che Lautaro vuole dire addio alla sua amica. Ma comunque è un posto stupendo, posso dire? Oh, mamma mia. Allora, aspetta un attimo, dobbiamo andare là, no? Vabbè, da qua, sì. Ok. Sento ruggire, chi è? Ma bellissimo sto posto. Uccidi... No, dai, ma sono i coccodrilli! Allora. Ora posso controllare i cenermorsi. Certo, facile. Ti dico. Allora, uno è questo qua. Mi sento un po' come dire. Già è troppo forte, non sento nulla. Devo tenere gli occhi aperti. Sì. Puzzola, no. Non mi dire che viene qua. Mi metto qui vicino ai vasi, non mi guarda, non mi veda. Sta
sta tranquilli. Come dire. Sono due lame. Mi stanno cercando. Tu c'è un po' di... Credo di essere al sicuro. Sono stanco. Proviamo così. Prima. Vediamo che si scontano tra loro. Io lo faccio fuori, faccio fare fuori a lui. Lo aiutiamo? Lo aiutiamo? Via. Porca puzzola. Damose. Tanto è quasi morto, l'ha ucciso lui per noi. Venghi qui. Porca puzzola. Ok, l'ha ucciso. Benissimo. Adesso tu mi dovresti far favore e dobbiamo dire pure te, come dire. Capisci? Oh, ma che sta? Allora, vediamo un po'. Perché penso mi è successo. Allora, questo. Adesso non è più sotto il nostro dominio, lo dobbiamo uccidere malamente. No, attenzione Lloyd, vattene, damose. Ma come ci ha visto? Damose. Ma sbrigate. Sì, buonanotte. Via. Guarda chi si sbriga. Allora. Puzzola. Damose. Damose. Vabbè, dai. Ok. Allora, molto tosta, come dire, molto tosta. Dai così, Aloy, dai. La fiorellino che ci serve, corri. Attenzione, quasi morto. Ce la possiamo fare, quasi morto.
sono otto. Non vedo una ceppa, porca puzzola. Dai, dai! Dai, che ha preso fuoco? Ha preso fuoco? Dai, è così, grandissima. Fenomeno Aloy, fenomeno Aloy. Ok, possiamo prendere la ceppa, perfetto. Parla con la pellegrina Utaru. Utaru. Utaru sta di là. Ok. Eccoci Utaru, arriviamo, eh. Ma questi? No, scusa. Sta uccidendo il Tauro, dimmi di no. mi scusi, ci fa parlare con il Tauro? Da quella parte. Andiamo bene. Attenzione, fiorellino là. Perfetto. Damos e leggiadria, Aloy. Ma dov'è? Al santuario allora? Sì, al santuario. Ma vaffanlo. Dove volevo andare io? Ma vabbè. Olè. Eccoci, carissima. Quando siamo fuggite dalle gabbie nella liberazione, ho tagliato per questa radura, credendo che lei fosse con me. Io sono scappata. Ma lei è rimasta qui. Grazie per aver reso il mio ritorno sicuro. Non voglio metterti fretta, ma presto avremo compagnia. Capisco. L'ho già fatto nei miei sogni ad occhi aperti. Nello stagno troverò il bracciale di semi che ha perso quando è caduta. I semi si divideranno, fuggiranno e cresceranno. E lei passerà dalla mia memoria a quella della giungla. Le dirò che sono io ad essere morta qui e ad essere diventata una straniera. E lei vivrà ancora, in ogni attimo di piantagione. Pioggia, raccolto e... Oh! Che cos'è? Eccolo! Il bracciale! Credevo che fosse dietro di me. Ma era solo il mio riflesso. Volevi restare da sola? Per la prima volta. Lo sono. Ma non è che ho capito tanto questa. Torna da Namman l'afflitto. Andiamo dall'afflitto, va. Viaggio rapido, viaggio rapido. E... là. Ok, allora, torniamo di là. Di qua. Eccoci qua, questa è la direzione giusta. Si levi per cortesia, porca puzzola. Ok. Ho sbagliato, pardon, de là. Abili avventurieri! Ma ancora cerca qualcuno questo? Ma non metto paletti. Eccolo, va, ha cambiato posto pure lui, sta non ti apprega bene. Hai fatto ritorno al tempio. Sono stato chiamato. Gli altri sacerdoti volevano sentire cosa avevo da dire sul riconciliarsi con le altre tribù. Stanno ascoltando.
Almeno hanno iniziato ad ascoltare. Ma orecchie e fatti sono ancora molto distanti. Per ciò che abbiamo fatto? Che tu hai fatto? Per le persone in lutto. Io credo di averle aiutate. Tu hai indicato loro la via. Nessuno può sapere dove li porterà. E questo è il nostro destino. La tunica rossa ti starebbe bene. Non a me. E poi, al tuo tempio non accettano le donne. Saremmo più saggi se lo facessero. Segui la luce e lascia che il sole ti guidi. Grazie, Naman. Dove sto andando? Forse mi servirà tutta la luce possibile. Ok, finita anche un'ora ai caduti. Allora adesso vediamo, penso che dobbiamo riprendere la missione principale. Andiamo.